Benvenuti ai Beceri Videoludici Show, o come abbiamo deciso di chiamarlo ultimamente, i BV Show o i BVL Show, non abbiamo ancora deciso. Comunque, è da un po' che non facciamo aggiornamenti sul Mister Device in FPGA, che ci sta dando tantissime soddisfazioni negli ultimi 2 anni. Per chi non sapesse cos'è, vi rimando al primo episodio della serie di questo programma. Partiamo dal sempre attivo Hotego, ora al lavoro sui vari Sega System, ma che al momento sono ancora in closed beta, che ha rilasciato il CPS2, ben 40 titoli, anche se non proprio 40 calcolando tutte le versioni di Super Street Fighter 2, che vanno quasi a chiudere questo cerchio di arcade della Capcom, quasi tutti di ottima qualità. Se Hotego ci farà anche il 3, andremo a chiuderlo con gli altri 6 titoli, anche se poi in realtà potremmo quasi considerarli 3. Comunque, resa ottima tra i vari Street Fighter, X-Men, X-Men vs Street Fighter, Darkstalkers ed il suo seguito, e qualche chicca come Gigawing, grande sparatutto, Super Gem Fighter. Io purtroppo non sono mai riuscito a far partire Alien vs Predator, ma credo che sia un problema mio. Chi lo sa? Ed ora passiamo ad un'altra chicca per il nostro cubetto preferito. È stato rilasciato il core del WonderSwan, sia color che normale, mitica console portatile che porta la firma dell'altrettanto mitico Gunpei Yokoi. La lista dei titoli per questa macchina è molto particolare ed andrebbe spulciata a fondo. Andate a fare un giro a Judgment Silversword, sparatutto eccezionale di cui tra l'altro abbiamo già parlato su questo canale, e su Makaimura, che per chi non lo sapesse è Ghosts and Goblins, che qui ha una sua versione dedicata tutta originale. Il core dispone anche di save states e del fast forward, insomma, cosa volete di più? Altra menzione per un'altra console portatile è sicuramente il Lynx, macchina amata da molti ma che a me sinceramente non ha mai preso più di tanto, sarà perché la scelsi al posto del Game Boy all'epoca pentendomi amaramente. Il core gira bene, ha anch'esso i save state e tutte le opzioni che ci servono e, incredibilmente a dirsi dato che l'abbiamo già citato, anche qui ho problemi con Alien vs Predator. Che vi devo dire, sarà una maledizione. Sul versante console ci sono stati anche tanti piccoli update, come il rilascio ufficiale del core dell'Intellivision, anche se in ogni caso prima era facilmente reperibile. L'aggiunta dei save states al core Game Boy e qualche altra cosina che ora non mi viene in mente. Sul versante computer, ad essere sincero, non sono stato molto dietro, quindi magari lo riserviamo per un'altra occasione. Sicuramente la notizia che a me ha fatto più piacere è che qualcuno ha ripreso in mano, di nuovo, il core dell'X68000 e spero che questa volta venga portato a termine perché lo aspetto con ansia. Vi lascio con una notizia non più così nuova, ma che è comunque una bomba. Il core della PlayStation 1 fa passi da gigante di settimana in settimana, insieme a quello Saturn anch'esso in produzione. L'unica perplessità è che non è ancora ben chiaro se ci sarà bisogno di un upgrade hardware o meno, ma questo solo il tempo ce lo dirà. Alla prossima e mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati.